il business, tanto per intenderci. Quindi praticamente le collaborazioni fra università e imprese si formano con maggiore difficoltà in Italia. C'è questo il. Allora, io ti porto due esempi. Si parla sempre che intorno alle università, nel mondo i campus hanno creato il business, o comunque intorno al mondo universitario sono creati il business. Io l'ho vissuto in Tiscali, per esempio, in mezzo alla campagna. Intorno a Tiscali si stava creando nell'ecosistema sardo, che è molto povero, o che comunque non è come la Lombardia, un ecosistema di aziende dell'innovazione, start-up legate a Tiscali nell'ambito della tecnologia. Per cui penso che il mondo della ricerca abbia questo ruolo, al di là delle richieste di soldi e delle problematiche che avevo sottoposto all'inizio. Però non so se l'argomento interessi o sia argomento di discussione per altri. Sì, Tu hai avuto anzi, io esperienza? forse ritengo probabilmente che potrebbe esserci anche un risultato qualitativamente differente tra una collaborazione, secondo me, tra università e impresa. Non so se ad esempio Roberto, Daniele, che insomma magari sono anche in questo campo sotto altri punti di vista, ci vogliono dire qualcosa. Cioè, potrebbero esserci risultati migliori se le imprese e le università iniziassero a collaborare in maniera più Ma efficace. dunque, sicuramente questa collaborazione in realtà esiste e probabilmente porta anche dei frutti. Sicuramente ci sono dei problemi, cioè nel senso che, per esempio, l'azienda per cui lavoro sicuramente lavora molto a stretto contatto con vabbè, il Politecnico sia di Milano che di Torino, più altre università per quanto riguarda la chimica, eccetera. Quindi comunque questa cosa esiste. Forse quello che giustamente a cui faceva riferimento, cioè esiste, quindi voglio dire, e non è neanche finta. Cioè, nel senso, quello che faceva riferimento a Raimondo forse è un discorso più ampio, più da appunto da ecosistema, no? Da come dire, università che effettivamente poi non soltanto lavorano con le grosse multinazionali, ma creano poi un indotto anche di microimprese, che poi diventano invece più non tanto micro, ma macro e così via. Su quello sicuramente probabilmente è un tema anche di ecosistema che in Italia forse è diverso, cioè da quello degli Stati Uniti, che peraltro secondo me quello degli Stati Uniti, poi questa invece è una impressione, come dire, personale, secondo me è stato anche molto ben venduto, quando era, nel senso venduto come qualcosa di quasi appunto mistico, no? Cioè Silicon Valley, che quando invece in realtà la grandissima ragione del successo della Silicon Valley è l'enorme quantità di capitale a disposizione in realtà, no? Cioè, non so, ci sono appunto le famose leggende, no? Che poi sono vere, no? Di gente che parte nel garage, eccetera, sono vere, però sono anche vere che c'era dall'altra parte gente con le valigie di soldi che quando vedeva qualcosa di interessante veramente dava un boost incredibile. Mi ricordo, non so, una storia, tra virgolette, ma vera, delle prime implementazioni della rete di internet, no? Che con il DARPA, non so, c'era questo ricercatore che diceva: sono andato a chiedere al DARPA se potevo lavorare sul protocollo IP, e mi hanno detto: ah, ok, quanto le serve? Va bene, 1 milione di dollari per cominciare. Cioè, per dire, adesso c'è anche un discorso di quel tipo, ma è chiaro che quando tu dietro hai, come dire, moltissimo carburante, hai molte possibilità di fallire, e quindi poi ti ritrovi con, come dire, anche con delle cose che vanno anche bene. In Italia chiaramente questo tipo di risorse, è un po' meno disponibile storicamente, quindi chiaramente è tutto più difficile. Però tornando invece al presente, più concretamente, sicuramente questo discorso in realtà c'è. Forse, ecco, in questo momento quello che manca un po' all'Italia, secondo me, non è tanto. Cioè, le università le abbiamo e funzionano anche bene, secondo me, nonostante tutto quello che ho sentito ieri, la vostra interessantissima discussione. Però il problema forse è un po' la struttura delle imprese, che essendo molto appunto piccole, medie imprese, forse non coglie invece la importanza strategica della ricerca. Cioè dice, sì, bella la ricerca, però è troppo rischiosa, no? È intrinsecamente rischiosa, quindi preferisco aspettare quando poi ci sarà qualcosa di. Quando qualcuno mi porta un prototipo, allora forse gli do qualche soldino, ecco. E quindi forse il Quindi problema è secondo che. te impresa e ricerca dovrebbero camminare su due canali diversi, cioè dovrebbero essere, perché ieri è stato affrontato anche questo tema,
cioè del fatto che la ricerca e l'impresa non dovrebbero essere strettamente connesse, secondo me. Sì, secondo me, cioè sì, cioè quello che funziona nel mondo è che ci sono dei soldi che arrivano dal pubblico, vabbè, in America appunto dall'apparato magari anche militare, no? Così che storicamente ha un sacco di soldi veramente che dicono, ok, tu pensa liberamente, no? Pensa liberamente, poi se viene fuori qualcosa me lo dici, se no non importa, vai avanti e poi dopo che questa cosa è stata in qualche modo distillata, tutta una serie di fasi, poi arriva anche l'impresa che dice, sai che c'è, questa cosa che avevi inventato per far volare prima gli aerei, poi i missili, eccetera, eccetera, poi per arrivare sulla Luna, può diventare anche un prodotto e guarda caso ci faccio gli smartphone e poi faccio un sacco di soldi e li vendo in tutto il mondo. Però, cioè, non è banale da riproporre questa filiera, no? Che sembra facile, no? Sembra, cioè, il discorso di due ragazzi in un garage è una semplificazione bestiale, non so, poi adesso chiedo anche, cioè, a me sembra che ci sia molta leggenda, ma in realtà poi le cose sono un po' diverse, ecco. Quindi da noi cosa possiamo fare? Sicuramente noi come cultura nel paese abbiamo un sacco di buone idee e anche modalità di portarla avanti. Quello che forse manca è proprio il tessuto industriale che invece è rimasto un po', come dire, no? Un po' sfiducia, non ha molta fiducia in realtà, ecco, secondo me. Quindi alla fine fa fatica a parlare anche la stessa lingua della ricerca. Simone, tu che sei un innovation manager, cosa ne pensi riguardo? I soldi sono sicuramente il primo punto. C'è bisogno di più denaro. Il denaro è il primo punto. Il denaro a tutti i livelli. Mi è dispiaciuto notare che comunque il concetto di baronato applicato agli Atenei non aiuta i processi, perché chi è barone, lo so che questa è l'eccezione negativa, però parliamoci chiaramente, diciamo, quando si intende baronato, si parla di un sistema di parafeudalesimo, dove il professore cerca di mantenere il suo orto e allora anche quel progetto diventa un processo da difendere, un progetto di ricerca, un progetto a cui tu vieni coinvolto per una consulenza. Non sono d'accordo sul fatto che ieri è stato detto che il ricerco è diverso da innovazione. Sono due processi strettamente correlati che probabilmente, per come noi l'abbiamo immaginato, sono separati, però diciamo. Aziende come Google sono in continuo processo di ricerca e innovazione strettamente legato. Altre aziende, prima di innovare o iniziare processi come la Apple, devono avere tutto perfettamente. Infatti, la sperimentazione di Google e i progetti lasciati di ricerca, che poi sono application nello stesso tempo, sono lasciati. Quindi, diciamo, quello che vedo io è quello che ho visto io nella mia vita, per la mia esperienza. È che spesso si perde di vista la visione generale, e se l'aiuto e se l'università fosse più collegata alle aziende, sicuramente questo processo con più denaro sarebbe utile a noi innovation manager. Io ho visto che spesso l'idea all'università non viene difesa perché deve essere difeso l'orticello dove il barone opera, dove tu non puoi toccare, non puoi entrare, se sei di quell'area politica, se sei di quella fazione, se sei di quella lobby. Io credo che in America c'è più fluidità, almeno nel senso c'è più accesso, cioè l'idea hanno una priorità rispetto al baronato e altri fattori. Questa è la mia. Valentina, sì. Avrei da eccepire una cosa, che invece in realtà in riferimento a dottorato in ricerca c'è un abisso tra Nord Italia e Sud Italia, perché in realtà al Nord, quando te sei quasi alla fine dei tuoi studi, hai la possibilità di fare un tirocinio curriculare negli ultimi 6 mesi, comunque ci sono delle condizioni per cui poi puoi metterti a fare una prima esperienza in azienda. Dopodiché c'è la possibilità che ti riconfermino oppure comunque che cambi tu stesso azienda, ma sei già immesso nel mondo del lavoro, cosa che da noi qui al sud non funziona, non esiste questa cosa. Noi abbiamo un esempio palese di quello che può essere anche il percorso in giurisprudenza per l'SSPL, di cui lo stesso Angelo potrebbe darci testimonianza, in riferimento al fatto che se te scegli, per esempio, di specializzarti alla scuola di specializzazione per le professioni legali, a parte che è particolarmente ostativo e lì ritorna il baronaggio di cui parla Simone, e i numeri sono pochi, col rischio che l'università azienda di giurisprudenza Catania fallisce perché non sforna professionisti da piazzare poi nelle aziende.
Il Nord, sotto questo punto di vista, invece è molto più attivo e proattivo perché ha capito la connessione tra ragazzi che devono essere sfornati dalla propria università, che si devono immettere nel mondo del lavoro, cosa che porta di conseguenza una fama anche all'università che ha formato quei ragazzi che vanno a inserirsi nel tessuto connettivo aziendale. Vedo che c'è connesso anche il professore Giordano. A proposito di quello adesso, Valentina, perché ci sono quindi queste differenze fra nord e sud? Cioè, cosa si dovrebbe cambiare nel tessuto sociale? Io, guarda, Federica, veramente ti dico, ho una stima incredibile degli Atenei che conosco al sud, la Federico II, che è la più grande del sud, ma anche l'Università di Catania, dove ho dei colleghi veramente straordinari. Sinceramente, ecco, sull'aspetto qualitativo non c'è ombra di dubbio che le nostre università italiane al nord o al sud siano assolutamente allo stesso livello, se non talvolta con punte di eccellenza al sud. Quindi, per l'amor del cielo, non facciamo questo errore. Il tema di come ci sia questo atteggiamento, questi sono aspetti un po', cioè che vanno costruiti, no? I rapporti, sentivo parlare di rapporti con le aziende, cioè queste sono cose che, come abbiamo già detto ieri, sono un volontariato, ripeto, un volontariato come la didattica totale per il professore universitario che viene valutato come un ricercatore del CNR, cioè soltanto sulla base delle pubblicazioni o dell'INFN, dell'INAF o dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia. Noi abbiamo tutta una pletora di enti di ricerca, no? Che non hanno però scritto prof sul biglietto da visita. Quello vuol dire che tu ti dedichi agli altri, ti dedichi alla formazione dei giovani e dovresti innovare in quel settore tanto quanto in quello che tu cerchi di fare nel settore della ricerca, dove competi a livello mondiale. Quindi io assolutamente questo divario non lo vedo. Raimondo, sì, certo. Sì, però magari Roberto ne può essere testimone. Però, per esempio, io ho conosciuto il Polyhub, non ne voglio fare pubblicità, anzi, l'ho applicato in altri aspetti spesso, e ho visto, quando sono andato a trovarli, che loro mettono davvero in pratica le competenze, le conoscenze del Polimi nelle imprese, cioè vanno nelle imprese e cercano di inserire tutto quello che sono stati aspetti di ricerca sviluppati all'interno dell'università nel mondo dell'impresa e da quelli si finanziano. Correggimi se sbaglio, Roberto, ma sono abbastanza attivi. Poi che lo facciano nella maniera giusta o sbagliata un altro paio di maniche, però in Lombardia si sentono abbastanza come iniziativa. Sì, beh, storicamente il Politecnico e anche nell'ecosistema. Storicamente il Politecnico di Milano, in realtà anche prima di avere una struttura dedicata, diciamo, all'incubazione di startup, è sempre stato molto legato all'industria. Mi ricordo anch'io che quando ho frequentato c'erano i miei professori che erano tutti comunque in qualche modo consulenti, molto inseriti nelle imprese. Quindi effettivamente è vero che, cioè, chi poi finiva il Politecnico e aveva voglia di, come dire, no, di essere accompagnato in un percorso, tipicamente aveva la strada abbastanza spianata, poi poteva non piacere quel tipo di carriera, perché poi c'è un altro discorso, no? Che poi che è quello che facevo l'altro giorno sui giovani, cioè che la risorsa, come dire, il nuovo piace fino a che non rompe le scatole, no? Allora lì poi si pone la svolta, cioè cosa faccio? Continuo a rompere le scatole perché sono convinto di quello che dico, oppure mi adeguo e allora poi insomma divento un ingranaggino anch'io, no, del sistema. Però tornando all'incubatore, sicuramente sì, cioè il Politecnico secondo me è impostato bene per quello che vedo io. Poi ecco, forse quello che manca è un po' il respiro, però ripeto, è un respiro che è dato anche dall'Italia, insomma, no? Cioè manca probabilmente, non sono ancora nati dei cosiddetti unicorni, no? da questo tipo di realtà, ma questo per ragioni secondo me proprio sistemiche, non so come dire, cioè non è che l'unicorno lo si inventa, cioè dipende anche dalla fortuna e probabilmente anche dal contesto, insomma. Quindi però sì, cioè, sono d'accordo, secondo me l'impostazione è già quella giusta. Quindi quali potrebbero essere questi fattori che possono anche facilitare la collaborazione tra imprese e università? Raimondo, posso suggerirtelo, Federica? Secondo me Luigi, che vive in un contesto trentino, Trento Rise al tempo e l'Università di Trento sono stati forse una pistrada in questa direzione. Luigi, correggimi se sbaglio, tu sei trentino, no?
No, io non sono trentino, io sono potentino, quindi sono del sud Italia. Scusa. Però Però avevo sì. associato una tua collaborazione in Bolzano, Trento, cose di questo No, genere. sì, no, io vivo qui da Ah, anni, ecco, appunto il scusa. centro di ricerca che abbiamo creato è nato qui in Trentino, però è nato con l'approccio di utilizzare una metodologia anche americana, che è stata ostacolata da molti perché non viene ritenuta all'interno dei binari giusti, no? Perché gli americani hanno delle grandi, come dire, capacità, ma sono anche molto disruptive nel modello italiano, che è molto gerarchico, no? Mentre il modello americano è flat, cioè la competizione può arrivare da tutti i lati e quindi si può creare qualcosa anche partendo dal basso. E l'altra, questa cosa qui in Italia non è che viene ben apprezzata, perché giustamente ci sono tutta una serie di equilibri, come spiegavo la scorsa volta, che vengono rotti. E secondo me il punto nevralgico della discussione potrebbe essere riassunto su un aspetto. In Italia il modello non potrà funzionare fino a quando non si capisce che il rischio fa parte del percorso e bisogna accettarlo. E il problema per cui non funziona è che tutti quanti ad oggi vogliono rischiare, non vogliono rischiare, o meglio, vogliono rischiare con i soldi degli altri. Nessuno vuole mai mettersi in gioco. E, per esempio, in America è molto normale di avere un professore universitario che lascia l'università per fare una venture e fallisce e ritorna in università. In Italia un professore universitario non lascerà mai l'università, ma rimarrà zavorrato con l'università perché sa che non potrà mai rientrare. Cioè, i meccanismi di rientro, questi famosi meccanismi di circolo, non esistono. E questo è un grosso problema, perché se io poi mi trovo uno a competere con qualcuno che c'è un piede nell'università e mi blocca per sotto tanti aspetti, perché comunque non ha il rischio che ho io, magari il ragazzino che ci metto tutto il mio impegno, ma comunque non ho magari l'esperienza, eccetera, eccetera. In Italia, secondo me, si gioca non sempre alla pari, e allo stesso tempo non c'è un veicolo vero e proprio per premiare anche chi rischia, che si stacca dal lavoro principale come quello universitario o della ricerca per mettersi nel mondo dell'innovazione. Non vengono premiati, come si diceva anche Stefano, diceva, il nostro ranking è fatto sulla base delle pubblicazioni, ma se io vado poi nel mondo reale, qual è la, non dico garanzia, ma ci saranno delle opportunità per rientrare o no? No, non ci sono, tu esci. E se allo sbando. Questo gioco del rischio, secondo me, va totalmente riconsiderato. E l'altro aspetto. Però questo è un aspetto che, scusa se ti interrompo, è tipico del nostro mondo anche del lavoro, no? Cioè, voglio dire, io l'ho buttata lì l'altro giorno, articolo 18, cioè se tu esci da un'impresa è difficile che tu possa rientrare, è difficile accettare per un'impresa che tu te ne sia andato e possa rientrare, o è molto difficile ricollocarsi nel momento in cui perdi il posto di lavoro. Sì, però se tu devi favorire un meccanismo di vasi comunicanti fra ricerca e innovazione, eccetera, eccetera, devi creare delle opportunità. Se non le crei e crei dei meccanismi ostativi, la gente non rischia. Cioè, noi già siamo un paese a bassa rischiosità, cioè nessuno vuole investire. È diventato complicato fare l'imprenditore, molto Forse complicato. c'è anche un po' una governance che faccia comunque comunicare i diversi attori, cioè imprese, università, qualcosa capace di farle con le. Sì, Roberto, certo. Ah, volevo dire una cosa su questo aspetto, no? Che secondo me poi è un po' la base di tutta una serie di problemi o, diciamo, caratteristiche del paese in cui viviamo, no? Cioè, che sostanzialmente l'Italia è un paese dove si gioca a somma zero, no? Cioè, sostanzialmente quello che dicevi prima è assolutamente vero, cioè scarsa propensione al rischio è dovuta al fatto che più o meno di tutti, diciamo, i macro sistemi, no? Che governano il mondo dell'università, delle imprese, eccetera, della grande impresa, diciamo, dell'università, sostanzialmente non hanno cioè non si sentono attaccati da nessuno, quindi non hanno nessuna intenzione in realtà di
uscire dai propri confini e provare a fare qualcosa di veramente nuovo, no? Perché in realtà, come dire, la torta è quella, quindi c'è un discorso magari di ripartire, no? le fette, ma più o meno la torta è sempre quella. I paesi, magari, come non so, i paesi anglosassoni, anche l'Inghilterra in qualche modo, no? Ma soprattutto poi gli Stati Uniti, che ovviamente hanno una cultura differente, invece vedono la torta come qualcosa di molto più grande, quindi cercano di espandersi, no? Continuamente. Questo li porta a rischiare, secondo me. E questa è una cosa proprio storica, secondo me, e anche molto così insita nella nostra cultura. Quindi c'è il discorso anche che, non so, facevate ieri, no? Ma come mai non è solo l'innovazione, deve essere la politica, no? Non deve essere la politica. Cioè è chiaro che se ci sono dei sistemi che in qualche modo sono alla fine sono autosufficienti, sono autoconsistenti, non faranno mai nulla per danneggiarsi, no? Perché chiaramente fare ricerca, fare innovazione vuol dire rischiare, quindi potenzialmente anche perderci, no? Quindi deve essere dall'esterno, secondo me, che arriva la necessità per il sistema Italia di dover fare qualcosa di più, perché se nessuno chiede dall'esterno di fare qualcosa di più, si rimane dove si è. Cioè, è brutto da dire, ma se ci sono persone che, come dire, sono tutto sommato tranquille nel loro luogo, nel loro posto di lavoro, nella loro situazione, che motivo hanno di mettersi in gioco, di far entrare il pensatore libero, che quindi poi spacca tutto, no? Perché giustamente disrupti, quello vuol dire che spacca qualcosa. Quindi, ecco, quindi è un discorso, io la vedo così, cioè, finché non riusciamo a... non è che riusciamo, anzi, finché non c'è una reale necessità, rimaniamo fermi. Ecco. Ok, viviamo in una comfort zone, scusa, arrivo, in una comfort zone, coccoliamo i nostri figli e li mettiamo nella bambaggia, se non li mettiamo fuori dalla porta e che vadano con le loro gambe. Questo è un fenomeno culturale indotto, per cui si ripercuote nella nostra società, che siano imprese e così via. Per cui il coronavirus che sconvolge alcuni equilibri e porta le aziende a dover innovare per forza. Secondo te, come qualcuno sta teorizzando, usciremo dalla crisi del coronavirus con nuove imprese che sono obbligate a nascere perché le vecchie imprese non possono più vivere, per condizioni che sono arrivate sul mercato senza che nessuno se lo aspettava? Ma guarda, probabilmente non ho, come dire, siamo in una posizione probabilmente privilegiata per capire se questa crisi è sufficientemente distruttiva, cioè perché, come dire... Esatto, no? Era questo l'argomento. Cioè, io non in questo momento io non credo che siamo, per fortuna, lo dico perché poi, insomma, alla fine la distruttività non, appunto, è dolorosa, però io credo che non siamo assolutamente in una situazione come il dopoguerra, che dice, macerie dappertutto, quindi opportunità per tutti, no? O per molti, insomma. Secondo me siamo ancora in una situazione di assolutamente di comfort, anche se mi permette, cioè, scusate, magari qualcuno mi può giustamente dire, ma che stai dicendo, no? Comfort per te, magari c'è gente che invece soffre pesantemente, deve chiudere attività, eccetera. Scusate questa considerazione, però la mia impressione così, proprio dell'uomo di qualunque, è che in realtà se tutto si chiude, per dire, a settembre siamo tutti con i ragazzi a scuola, con le imprese che più o meno ripartono con le mascherine, con il distanziamento, non ci sia una disruption sufficiente, però chi lo sa, cioè, nel senso, il mio punto di vista è veramente limitato, ovviamente. Posso dirlo una cosa? Perché sono d'accordo con quello che ha detto, cioè, nel senso che anche io non vedo questo momento in cui possono succedere delle cose. Succederanno alcune cose, ma non che cambiano, diciamo, un po' i paradigmi del nostro sistema molto protettivo relativi ambiti. E se posso dire una cosa in relazione a come è possibile, come è stato possibile fare comunque delle azioni di sistema che in qualche modo attraessero dei capitali, perché qualcuno pensa che poi il nostro è un paese povero, invece non lo è. I capitali, volendo, ci sarebbero, ci sono tanti soldi messi a risparmio, investiti in una modalità non utile ai fini dell'innovazione. Chi mette in moto questi meccanismi sono delle azioni di sistema. Sul territorio che cosa c'è? Ci sono le camere di commercio. A livello nazionale che cosa c'è? Ci sono i ministeri. Si parlano il ministero del ministero dello sviluppo economico, punto di domanda? Secondo me no. E questi ministeri fanno delle cose che promuovono delle azioni di sistema che poi vanno sul territorio e vengono assorbiti dalle strutture che sul territorio poi possono coinvolgere una serie di attori, e non a caso ho citato le camere di commercio, ambienti che comunque che conosco e che però non sono stati capaci fino ad oggi di dare degli impulsi,
possibili. Poi mettiamoci anche i sistemi protettivi o l'incapacità di mettere, diciamo, a sistema delle filiere utili per fare attrattive. Qualche esempio l'abbiamo avuto anche nelle conversazioni dei giorni scorsi, per cui è sempre stato molto difficile costruire dei consorzi o delle attività o delle filiere di sistema, perché guardassero ad esempio la valorizzazione dei distretti. La valorizzazione dei distretti, sei anche capace di attrarre degli investimenti che sul distretto fanno dell'innovazione. Se invece lascio al singolo, che è piccolo, quindi fa fatica, non ce la fa, non sa da che parte girarsi, non sa quali possono essere i suoi interlocutori, ecco che tu hai un sistema ingessato che fatica a promuoversi verso l'innovazione, verso una prospettiva di futuro. Questo Daniele, scusa se posso discordare con te. No, discordo. No, nel senso ti spiego. Purtroppo noi abbiamo un sistema su questa cosa qua che non gira per fare quello che deve fare. Dagli un ruolo sull'innovazione vuol dire soltanto peggiorare la situazione. Cioè, purtroppo le camere di commercio, tutte quelle che sono le funzioni che ad oggi sono nate o per gestire patrimonio immobiliare o per gestire carte, non hanno alcuna idea di cosa voglia dire innovare, ma proprio zero. Cioè, noi siamo in un paese che è vecchio, è strutturato male. Sono d'accordissimo. Quindi dagli, e lo dico anche per la parte della ricerca, noi siamo, avendo fatto per 18 anni questo mestiere, Stefano e i due Stefani e Laura possono confermare, noi non abbiamo un piano nazionale, il MIUR non è in grado di mettere d'accordo le persone per definire una piattaforma di attacco verso i fondi europei, e ci scanniamo fra italiani per quattro soldi, perché non c'è una strategia. Ma dov'è l'elemento di discordanza con quello che ho detto? Perché queste strutture non sono in grado, vanno ripensate, nel senso vanno ripensate proprio in una maniera diversa, in una maniera che sia un po' più destrutturata, un po' più agile. Il problema che abbiamo oggi è che non ci mancano le piattaforme. Cioè, gli Stati Uniti lavorano sull'innovazione, sull'innovazione di piattaforma, cioè la platform economy è quella. Hanno dei grandi apripista che aprono, diciamo, le autostrade, e dentro ci si buttano tutte le aziende che capitalizzano da questa apertura. Noi l'unica che avevamo, che era la famosa Telecom Excelt, è stata distrutta, devastata, insieme ad Olivetti. Ad oggi ce ne rimangono potenzialmente due o tre, fra Enel sulla parte energetica, Leonardo sulla parte difesa e probabilmente qualcun altro, ora non mi viene in mente, che potrebbero fare da piattaforma. Potrebbero fare da piattaforma, ma non la fanno, perché sono burocratiche e politicizzate. Quindi a Fiat non ne parliamo, oramai si è andato. Quindi la domanda è: su quale strategia industriale e piattaforma andiamo a puntare e fare in modo che potrebbe essere, per esempio, il food in Italia, il turismo, ma veramente creiamo la piattaforma per fare in modo che le aziende italiane si attacchino e abbiano una strategia commerciale veloce e globale. Perché quello è il problema. Non si arriva al mercato, le aziende falliscono prima di arrivare al mercato e non hanno capacità di crescita. Cioè, io la vedo così per esperienza diretta sulla mia pelle. Poi, non so, Laura, tu che ne pensi? Perché se posso, scusa, eccepire, per le camere di commercio ti posso dire che dipende dalle persone. Io lavoro parecchio con le camere di commercio, con le start-up, perché in camere di commercio si costituiscono le start-up di fatto, senza andare dal notaio. E posso dirti che lo faccio in tutta Italia e ci sono naturalmente delle differenze abissali. Brescia, per esempio, costituisce una società, una startup in 8 giorni, veramente. Torino, addirittura in 6 mesi, con della burocrazia che non ha senso, la richiesta del certificato penale. Posso anche dirti che io e Simone siamo innovation manager Mise, per quanto sia stata una porcheria il bando, però offriva 50.000 euro per fare innovazione in qualsiasi azienda, ma in realtà il processo è stato gestito in maniera molto male, ma è anche vero che quando c'è stata disponibilità io non ho trovato aziende che erano disposte a prendermi per poter pagato dallo Stato per poter innovare. E qui torna fuori il problema di Roberto, cioè in realtà anche il substrato, tranne le grandi aziende che avevano progetti di innovazione e sono andati a cogliere degli innovation manager pagati dallo Stato, come me o Simone o altre persone che magari lo sono qua, non hanno avuto riscontro. Questo, cioè, l'Italia ha speso qualcosa. Il vero problema è che tu parti
da un punto di vista che sono le aziende ad essere, devono essere propositive, grandi aziende che trainano mercato. Qui stiamo dicendo perché il mondo della ricerca non è il soggetto trainante, perché come in altri stati, che tu dici non è così, non è il mondo della ricerca il campus che crea questo indotto intorno, al suo vivere e al suo essere finanziato. E questa è la domanda che io ponevo all'inizio. Perché deve essere sempre il mondo dell'impresa che traina? Il mondo dei soldi, delle valigie dei soldi. Ma perché il mondo della ricerca è una funzione. Se posso. Abbiamo perso... due. Il mondo è molto diverso. Sì, sì. Roberto, prego, poi volevo sapere anche... No, era solo una chiosa, cioè in realtà, come dire, come sempre si dice, no, bisogna seguire i soldi, cioè nel senso che cioè, l'università nasce, no, anche negli Stati Uniti, nasce per rispondere a un problema industriale, no, cioè trovare delle competenze per fare le fabbriche, per farle funzionare al meglio, quindi alla fine secondo me il discorso è se non c'è come dire, una forte... anche convinzione, no, da parte della comunità tutta, no, quindi del paese che capisce che effettivamente bisogna buttare dei soldi in qualcosa che tornerà buono poi magari non a chi li sta buttando, ma ai figli di chi li sta buttando, questa cosa non va da nessuna parte, ripeto. Poi l'ultimo bit, secondo me paragonare il sistema italiano con quello americano sono due classi completamente diverse, cioè al massimo noi potremmo paragonarci Europa verso Stati Uniti, Europa verso Cina, Cina verso Stati Uniti, perché è chiaro che gli Stati Uniti hanno un sistema completamente diverso, insomma sono proprio due categorie non paragonabili secondo me per tanti motivi. Simone, tu che a riguardo insomma hai sempre avuto una visione lungimirante, cosa ne pensi? Prima mi hai preso anche parola, tra l'altro. Beh, io l'ho toccato con mano, cioè forse quella che più mi ha rattristato, diciamo, che poi non la vedo in termini di tristezza, io vedo una resistenza all'innovazione che è su base culturale, cioè se c'è ignoranza non puoi fare innovazione, e l'ignoranza non è a livello apicale, è a tanti livelli, quindi la cultura dell'innovazione intanto è un problema. Certo, il tema, quello che ho toccato con mano, io sono stati tre esempi grossi di cui mi sono occupato. Io, per esempio, anche l'innovazione, si parla di ricerca, ma anche gli atenei si devono innovare. Parliamoci chiaramente, l'università si deve innovare. Il modo di fare didattica, il modo di approcciarsi, il modo di arrivare a mettersi in questo palcoscenico chiamato didattica, per innovare i programmi. C'è secondo me una differenza tra nord e sud. È vero che molti atenei sono preparati, però poi in termini di numeri i nostri atenei non hanno più l'appeal come quelli del nord. Io ricordo una giurisprudenza di Catania forte, radicata, poi però diciamo che come si è detto prima, alcuni professori si mantengono la poltrona e magari si innovano meno i programmi. Questa è una mia sensazione, ma questo poi è dato dal fatto che molti studenti se ne vanno nelle università del nord, oppure si fanno il triennio da noi e se ne vanno a fare. Altro esempio di cui mi sono occupato, scusa e chiudo, è stata la consulenza in ambito turistico parecchi anni fa nel nostro paese. Quando si parla di piattaforme, Luigi ha esattamente, forse si riferisce anche a questo, al fatto che noi comunque dobbiamo ragionare per cluster, cioè innovare è un processo orizzontale, secondo me, che va preso di petto. Da noi l'offerta museale ha bisogno di tanto lavoro. Se vuoi confrontare il mondo americano con quello nostro, secondo me c'è tanto da fare. Stefano, prego. Poi mi piacerebbe sapere anche l'opinione di Sergio, Angelo, Benedetto, ovviamente, riguardo. Prego, Stefano. Ok, allora, io sulle piattaforme, il sistema Italia, noi siamo un paese poco attivo e legato a degli schemi vecchi. Ecco, questo io sono convinto. Però le idee ci sono sempre state. Ora, siccome si è parlato di beni culturali, ecco, io mi ricordo che ai tempi di Craxi, quindi si sta parlando di un bel po' di tempo fa,
che c'era un ministro che aveva definito per i beni culturali i giacimenti culturali però non siamo riusciti nemmeno, cioè dopo che era stato fatto questa idea, chiaramente per investire di più per il turismo, l'Italia ha dei beni turistici ineguagliabili in tutto il mondo, ecco, diciamo, su questo non c'è assolutamente dubbio. Però appunto, se poi si confrontano gli altri modelli, in America, diciamo, parlo di Stati Uniti chiaramente, anche poi Canada sono molto vicini a loro, però lì esiste il dio denaro, ecco, perché a un certo punto loro sono super bravi a fare delle... poi la Silicon Valley chiaramente è uno dei posti dove appunto la gente ha cominciato nei garage a fare le cose, giovani che poi hanno fatto anche delle cose che sono, diciamo, esplose, per l'internet tutte queste cose qui si sono creati questi over the top che sarebbero il primo Amazon, per dire, l'uomo più ricco del mondo è il presidente di Amazon. Però ecco, quello che è importante è vedere anche, io ho partecipato anche come rappresentante del governo a un numero enorme di meeting che erano la Internet Society, ICANN, e poi ho anche partecipato in prima persona a dei G7 e roba del genere. Devo dire che in questi meeting internazionali la presenza di ditte italiane è sempre stata molto più bassa rispetto anche alla Francia, all'Inghilterra e altre ditte, perché a un certo punto le nostre aziende, diciamo, devono avere un bilancio positivo e però investono molto poco sulla ricerca. Ecco, questo è un fatto, parlo come partecipazione internazionale. E quindi quando io dicevo ieri che è bene pensare a dove si possono attrarre i soldi, sì, per il CNR, anche per fare ricerca nel CNR, entrare nel CNR, perché i soldi sono pochi, bisogna che i giovani siano capaci di essere innovativi e anche andare alle fonti, tipo i progetti dell'Unione Europea, insomma, e queste sono tutte cose che noi non le riusciamo a sviluppare in modo sistematico, tale da renderci anche almeno alla pari con altri grossi paesi europei. Insomma, ecco, questo è un difetto di sistema, punto. Il professore Giordano prima aveva chiesto parola. Scusate, tanto non si riesce in un minuto a chiarire queste cose. Allora, parto per gradi. I professori che non vanno nell'industria. Io ho due colleghi, uno di questi è da 2+2, 4 anni distaccato in Google. Quando voi usate l'Ethernet a 100 megabit si chiama MLT3, la tecnica di encoding, perché l'hanno fatto Mario, Luca e Tony. Tre italiani, il Cisco, Silvano Gai, andate a vedere la gente che si è licenziata da professore ordinario e è andato a lavorare in Cisco, per fare un esempio, Camere di Commercio, la seconda azienda che è nata dal mio gruppo di ricerca, ha ricevuto 210.000 euro da un fondo rotativo della Camera di Commercio, che poi ha compensato un'azienda che fa 50 milioni di euro l'anno e che gli ha comprato questo debito che avevano con la Camera di Commercio. Ho un altro collega che lavora all'EDA come officer, si è distaccato per 5 anni alla European Defense Agency. Quindi non bisogna generalizzare, non c'è nessuno in comfort zone nel mondo dell'università e della ricerca. Sono tutti con le unghie
a seguire quella che è la regola che gli è stata data. Quello che conta è la carta. Se non arrivi a quei livelli sulla carta, sei fuori. Non vai in una commissione di dottorato, non puoi partecipare ai concorsi nazionali, sei fuori. Cioè, sono cose che vanno chiarite. È stata fatta una scelta che non è applicabile all'operatività e al trasferimento tecnologico. La virtù è legata all'astrazione e a quanto lontano sei dalla realtà. Sono disposto a parlare con chiunque di questa cosa. Ci sono opere intellettuali eccezionali che sono carta, che non ha niente a che vedere con l'execution di cui stiamo parlando in questo momento, che è importantissimo. Il PolyHub, l'ho citato anch'io, 120 aziende, dove non ce n'è nemmeno uno che ha un laboratorio, perché il Politecnico ha una promiscuità completa, cioè i laboratori del Politecnico sono i laboratori del PolyHub, è una cosa virtuosissima. Però dovete capire cosa succede quando tu c'hai la startup in casa che fa le stesse cose del docente, e quindi vanno in competizione queste due situazioni. Cioè, è da costruire un modello virtuoso, però non mi dite che ci sia qualcuno in comfort zone, perché non è così. E sono tutte persone che competono a livello mondiale, non su Brescia, non su Pisa, non su Lucca, a livello mondiale, ma gli è stata data quella regola lì. Finché non cambia quella regola lì, i 30.000, che non sono nulla, perché sono pochissimi, come abbiamo detto, rispetto al milione di operatori della scuola e 4 milioni di operatori nell'indotto, non possono fare che questo. Gli è stato detto che tu competi solo su quegli indici numerici di cui abbiamo parlato, se no sei fuori. Quindi loro investono solo in quella direzione, quindi la qualità c'è e si esprime in quella direzione, mi seguite? Il CNR, quando ci siamo conosciuti io e Stefano, investiva 75 miliardi di vecchie lire in un progetto che si chiamava Progetto Finalizzato Telecomunicazioni, che durava 5 anni, dove università, aziende, centri di ricerca lavoravano insieme per lasciare qualcosa sul territorio. Sono scelte politiche. La politica ha deciso che l'università debba essere valutata in quel modo lì. E molti dei politici sono professori. Sergio, secondo te effettivamente ci si trova in una situazione di comfort zone? Per quello che posso dire io, per l'esperienza con le aziende, con gli enti con cui lo collaboro, qualche volta anche con l'università, cioè ci sono eccellenze che funzionano benissimo e ci sono altre realtà che funzionano male, e questo si rivede un po' dappertutto. Il problema italiano forse è di una scarsa flessibilità in tanti settori, una scarsa mobilità e possibilità di investire. Cioè, oggi un imprenditore che vuole investire ha degli incentivi che 5 anni fa o 10 anni fa non aveva, però questa cosa in altri paesi è nata già in precedenza, quindi noi ci stiamo muovendo un po' più a rilento come altri paesi, ma siamo un passo indietro. Per quello che riguarda gli investimenti, in Italia siamo messi male. Cioè, mi sono anche affacciato al mondo delle start-up, e il discorso dei venture capital principali che ci sono in Europa o quelli che ci sono negli Stati Uniti è un abisso. Cioè, si parla di cifre di 10 volte o 20 volte tanto, quindi ovviamente essendoci meno soldi c'è anche meno possibilità di rischiare, perché avendo più possibilità di investire si lascia anche più spazio alla sperimentazione e all'innovazione. Se ci sono meno soldi, uno deve cercare di puntare su quello che effettivamente funziona e ha meno possibilità di rischio e anche meno possibilità di scoperta. Angelo, tu che sei, insomma, provieni dal mondo accademico, vedi effettivamente e continui a vedere questa continua ricerca fra il mondo dell'impresa e il mondo dell'accademia, per l'appunto? Ma in realtà anche in questo ambito noi siamo il paese dei particolarismi, delle differenze tra più Italie, perché quello che è stato descritto io non lo leggo in termini di incompatibilità tra i vari punti di vista, ma perfettamente ad integrazione, perché esprimono situazioni di eccellenza rispetto a situazioni più carenti, più lente. È interessante questo format che è stato promosso dal mio punto di vista con l'intuizione di Raimondo, perché mi sta facendo capire mi conferma una mia personale sensazione che riguarda il mondo dell'innovazione, ma riguarda in generale
il contesto sociale complessivo italiano. Il problema è politico, perché poi ad ogni discussione che viene fatta su qualsiasi settore che abbiamo trattato, con qualsiasi taglio, approfondimento, punto di vista, si arriva ad evidenziare un problema di regole, di visione, di burocrazia, e quindi si va ad identificare come criticità comune ad ogni problema e arretratezza il tema politico. Quindi sicuramente mi lascia questo format con una consapevolezza che da attivista, da studioso, mi sto ponendo e mi continuo a porre a questo punto in maniera più sempre rilevante, che cosa fare come sensibilizzazione, come spinta, come proposta, per fare in modo che ci sia un adeguamento del livello politico a questa energia che esiste nel tessuto italiano. Raimondo, quindi grazie al tuo contributo praticamente abbiamo stimolato molte, molte curiosità anche sotto questo punto di vista. Se qualcuno, Benedetto, non so, Alessandro, vogliono aggiungere qualcosa, così diamo spazio di parola a tutti quanti e poi possiamo continuare questa conversazione, questa interessantissima conversazione anche domani, se insomma, se Raimondo è d'accordo. Francesco, che addirittura ha il video spento, le prime puntate, dovete sapere che arrivava con la Soyuz, vestito col cappuccio capovolto, lo sfondo della Soyuz. Adesso addirittura allo schermo nero non si pronuncia, per cui sarà lutto. Lo invito a parlare. Infatti, hai visto, è lì? Non, forse non c'è. Non c'è. No. Se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa. Per... Ah, ok. Francesco, dai, vogliamo sentirti. Tu che sei sempre... Sto utilizzando dei mezzi analogici. Ah. Il telefono. No, guarda. Molto più semplice. Un panno davanti. Più analogico di così. Ah. No, stavo facendo una prova, perché in pratica si può... ci si può collegare senza dare l'autorizzazione alla registrazione e il programma continua lo stesso. C'ho ancora la finestra attiva che dice il meeting è registrato, continua o lascia il meeting. In realtà sta continuando senza nessun tipo di autorizzazione, a proposito di privacy. È un avviso, al limite è colpa di chi l'ha settato, cioè il sottoscritto che ha detto manda l'avviso ma non aspettare la conferma dell'utente. Scusate, mi perché mi hanno anticipato la commissione spin-off e quindi devo andare a collegarmi. Ciao a tutti, scusate ancora. Ciao. Niente, io ricordo a tutti che questa edizione finisce con questa settimana, in modo che tutti possano tornare a lavorare nella fase 2 e trasferirsi. Io ringrazio Sergio Sarnari, che è la prima volta che sento, oltretutto ha una voce invidiabile in confronto alla mia, molto più calda, e che invito a tornare, come Roberto e anche Benedetto, che sono arrivati la prima volta. Continuerà, ma giusto per sottolinearlo, questa edizione in formato sabato, per chiunque voglia parteciparlo, a conduzione di Federica, che abbiamo introdotto e come vedete condurrà anche queste ultime giornate. E io ho voluto chiudere, scusa, per cercare di dare un messaggio a Federica in questo senso, a chiunque ci ascolti, e ripeterlo. Ringrazio Valentina e tutti gli altri di aver partecipato anche oggi e nei prossimi giorni, per poi lasciare a te il testimone il sabato mattina.